dopo aver sofferto per mezz'ora, poi nel secondo tempo lo Spezia è tornato in campo ancora a testa bassa, ci ha messo in difficoltà finché ha fatto il pareggio e poi sappiamo com'è andata. Qual è la tua valutazione così a caldo di questi 90 minuti? No, abbiamo sofferto i primi 20 minuti perché giocando con Rombo naturalmente trovavano molta ampiezza e quindi ci mettevano in grande difficoltà, non riuscivamo a coprire bene tutta l'ampiezza. Ci siamo messi a specchio e da quel momento in poi la partita è ritornata in equilibrio, abbiamo chiuso tutte le linee di passaggio, ripartivamo bene e in una di queste ripartenze siamo andati in vantaggio. Nel secondo tempo, prima del loro gol, come un po' il primo tempo, supremazia territoriale da parte dello Spezia, ma questo ce l'ha con tutte le squadre in ogni partita, però non aveva creato grandissime occasioni se non un paio di interventi di Ravaglia per due nostri errori in disimpegno, e poi il pareggio naturalmente ha cambiato un po' l'inerzia, ha ridato fiducia a loro e poi naturalmente l'episodio del secondo gol l'ha incanalata definitivamente verso la vittoria dello Spezia. Abbiamo preso il terzo gol, siamo stati comunque bravi a non demoralizzarci, abbiamo fatto il 3-2. Però ormai mancava pochissimo per poterla rimediare. Visto, si può dire che siete una